Ulteriore appuntamento per il comitato referendario contro la legge di sanità. Giuseppe Ricci, qui in Sala Rosa del Palazzo Comunale di Arezzo, chiama a raccolta le forze politiche per vedere chi è con lei e chi c'è e chi non c'è. Diciamo, il comitato va avanti, porta avanti le proprie iniziative. Oggi su Arezzo viene lanciato il ricorso al TAR contro la delibera del Collegio di Garanzia che ha affossato il nostro referendum. Presentiamo un nuovo referendum contro un articolo della nuova legge regionale, molto pericoloso. E poi... Ci vuole accennare qualcosa? Sì, per la prima volta in Italia c'è una regione che non solo vuole sperimentare le società in partecipazione come la legge lo prevederebbe, ma addirittura pensa di voler sperimentare direttamente le convenzioni con il privato. Beh, non vorremmo che dietro questa semplice terminologia, sperimentare convenzioni col privato, si nasconda qualcosa di molto pesante e pericoloso per la sanità italiana e toscana in particolare. La gente vi è stata molto dietro, avete raccolto più di 50.000 firme in pochissimo tempo, quindi questo è significativo. C'è un fortissimo desiderio di ripartire, si stanno rilanciando iniziative a livello regionale, la gente non ne può più di questa sanità targata PD. Ci sono veramente dei pericoli per i servizi ai cittadini? Chiunque accede ai servizi lo vede, chiunque vuole fare una prestazione lo vede. O ti frughi in tasca o non puoi ottenere più una prestazione dal pubblico. Qui si sta andando ad una deriva pericolosissima. È bene che si fermino, è bene che si cambi la politica sanitaria.